Se volete acquistare crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicura, affidabile e con il coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Marco e dello staff di Noi Malati di Foot. Oggi invece di una recensione vi porterò ben tre recensioni in un solo video di giocatori in form abbastanza economici ed interessanti, nel quale vedremo se vale la pena o no spendere quei crediti. Partiamo dal centrocampista di destra, stiamo parlando di Fernando in form, centrocampista del Manchester City, protagonista di un'ottima stagione con la propria squadra, con un 69 di velocità, 63 in tiro, 73 di passaggio, 75 in dribbling, 84 di difesa e 85 di fisico. Workrates, medio alto, 2 stelle skill, 2 stelle piede debole. Partiamo dalla velocità di Fernando, che non mi ha fatto né caldo né freddo, diciamo, per essere un centrocampista difensivo è abbastanza buona. Il primo contro invece è il tiro, purtroppo, infatti solo la potenza tiro non è male, abbastanza buona, insomma, tutto il resto non mi è piaciuto. Per quanto riguarda il passaggio, invece di 73 è una statistica abbastanza normale, diciamo, i passaggi corti mi sono piaciuti, ma solo col piede destro perché col piede sinistro purtroppo sbaglierà perché ha 2 stelle piede debole. Passaggi lunghi non mi sono piaciuti perché ne sbaglia troppi a mio parere. Altro contro purtroppo è il dribbling, ha solo 2 stelle skill, non sa dribblare praticamente nemmeno destra e sinistra, sa fare, è un giocatore un po' macchinoso insomma. In pratica Fernando dovrà fare muraglia davanti alla difesa perché come centrocampista nella fase difensiva a mio parere è uno dei migliori che abbia provato. Fa degli ottimi contrasti, ha delle ottime scivolate, si fa trovare sempre nel posto giusto per intercettare il pallone e far ripartire l'azione ed è molto forte di testa. Grazie anche al 92 di aggressività riuscirà sempre a sradicare i palloni dai piedi degli avversari. Altro pro sicuramente è l'85 di fisico con 82 di forza fisica, quindi lui riesce a spostare tranquillamente i giocatori avversari. Passiamo all'attaccante della squadra, stiamo parlando di Fletcher, secondo in forma, attaccante del Sunderland, che presenta un 73 di velocità, 85 in tiro, 66 di passaggio, 76 di dribbling, 34 di difesa e 79 di fisico. Workrate medio-basso, 2 stelle skill, 3 stelle piede debole. Partiamo dal primo contro di questo giocatore, la velocità. Purtroppo ha un 70 d'accelerazione, il primo passo è molto lento, molte volte si gira e perderà la palla, si salva un po' la velocità a scatto di 75, ma anche quella purtroppo non è nulla di che. Invece l'85 di tiro l'ho messo come un pro, anche se la finalizzazione di 90 non mi è così tanto piaciuta, insomma ogni tanto sbaglia dei gol abbastanza facili davanti alla porta. La potenza tiro di 85 è un buon valore, se l'ho inserita tra i pro. Terzo pro di questo giocatore è il colpo di testa, è alto 1,86 m con 85 di salto e 93 di precisione testa, più che altro aiutato dall'88 di posizionamento che lo farà trovare nel posto giusto e nel momento giusto per colpirla di testa. Ultimo pro è la forza fisica di 84, tiene molto bene le spallate degli avversari, insomma. Il passaggio di 66 è un contro, passaggi corti ne sbaglia troppi e quelli lunghi ne farà giusti pochissimi. Ultimo contro è il dribbling, troppo lento e macchinoso, anche se ha 81 di agilità, che a me non sembrava, mi sembrava di più sul 70, e in più ha solo 2 stelle skill, altro contro di Fletcher. Come ultimo giocatore abbiamo Fabio Quintrao, passato da terzino sinistro ad esterno sinistro, e presenta un 81 di velocità, 68 in tiro, 77 di passaggio, 80 di dribbling, 79 di difesa e 78 di fisico. Il primo pro e il primo contro lo riscontriamo nella velocità. 84 d'accelerazione, che è un pro, il primo passo è ottimo, ma 78 di velocità scatto, che è un contro. Forse perché ha solo 69 di forza fisica, ma proprio si noterà che lui parte molto bene, ma a un certo punto rallenta. Altro contro è l'agilità di 74, infatti mi è sembrato un po' troppo macchinoso, infatti per essere un esterno a me è sembrata pochissima questa agilità. Il tiro in generale non mi è piaciuto molto, infatti tutti i gol che ha fatto sono stati dei gol abbastanza facili da finalizzare, solo l'85 di tiro a giro mi è piaciuto molto. Purtroppo lui è un esterno sinistro con il piede preferito il sinistro, quindi quando dovrà rientrare dovrà usare le 2 stelle piede debole che sembrano una e lo userete pochissimo, quindi il tiro a giro purtroppo. Il passaggio è discreto, nulla di che, solo i cross di 84 sono un pro.
perché andava molto bene sul fondo, faceva dei cross sempre pericolosi e precisi sulla testa dei compagni. Il dribbling è abbastanza buono, insomma, 3 stelle skill che per un giocatore che parte da terzino non vanno buttate. L'ultima però è la fase difensiva, anche se l'ho usato come ala, in precedenza l'avevo provato in un 3-5-2, in quel ruolo mi ha sempre fatto degli ottimi interventi difensivi. Bene ragazzi, riepiloghiamo pro e contro di tutti e tre i giocatori partendo da Fernando che come pro ha messo l'aggressività, la forza fisica, i contrasti e le scivolate. Come contro invece il tiro, il dribbling, le due stelle skill e le due stelle piede debole e l'agilità. Il voto finale è un 6 più, secondo me ne vale la pena spendere i crediti perché se volete un centrocampista che stia davanti alla difesa è perfetto. Magari affiancategli un centrocampista decisamente più offensivo di lui che completa le sue lacune in fase offensiva. Passiamo a Fletcher che come pro abbiamo la potenza tiro, la forza fisica e il colpo di testa. Come contro invece abbiamo la velocità, il dribbling, le due stelle skill. Il voto finale è un 5, non mi è piaciuto assolutamente questo giocatore. In Premier League ci sono attaccanti molto più forti di lui e che costano 1000 crediti massimo. Per finire Coentrao, dove ho messo nei pro l'accelerazione, il tiro a giro, la fase difensiva e i cross. I contro sono il ruolo, perché come esterno è un po' sprecato, l'avrei preferito da terzino. Poi abbiamo la velocità a scatto, le due stelle piede debole e l'agilità. Ho dato due voti diversi a Coentrao, perché in un 3-5-2 come esterno è perfetto a mio parere. Perché ha il work rate che è medio-medio, che non lo spingerà troppo in avanti, e darà il giusto equilibrio alla squadra. E quindi si merita un 7. Invece da ala, dove l'ho usato maggiormente, gli ho dato un 5,5 perché alle sinistre nella Liga Spagnola ce ne sono di migliori e sono più economiche di lui, come Pedro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi tre giocatori. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui è tutto da Marchi, bella!